Ci troviamo a Bussolengo, alle mie spalle c'è l'entrata del pronto soccorso dell'ospedale Orlandi. Ecco, quest'oggi ci vogliamo occupare di reflusso d'autunno, che va a intensificare poi i sintomi del reflusso gastroesofageo per quasi 2 adulti su 10 che ne soffrono. Tutti ben sanno che nell'autunno e nella primavera è abituale avere un incremento dei sintomi legate all'aumento della secrezione acida da parte dello stomaco. Questo naturalmente implica l'esacerbazione di disturbi in soggetti comunque già predisposti. Che cosa si deve fare? Sono periodi nei quali le persone che già soffrono di reflussi hanno la necessità o di aumentare la dose del farmaco che viene loro indicato per la terapia del reflusso, o attenersi a un'attenta valutazione degli stili di vita, soprattutto in questo periodo, il quale può rendere la qualità di vita assolutamente inappropriata. E quando la malattia non risponde ai farmaci o è complicata? E se la malattia non risponde ai farmaci è legata al fatto che o il farmaco è somministrato male, o il farmaco va sostituito, oppure non dipende dalla secrezione acida. Tu, se c'è un'ernia iatale? L'ernia iatale è uno stato di alterazione anatomica per la quale la conseguenza è la perdita della continenza dell'acido nello stomaco, per cui il reflusso dell'acido nell'esofago avviene più facilmente. Logico è che l'ernia iatale può essere trattata con terapia medica oppure con terapia chirurgica. Esiste anche la possibilità dell'intervento per ernia iatale con ripristino di una plastica antireflusso. Non è nell'abitudine di noi italiani, devo dire la sensazione che ho, questo tipo di approccio, mentre è molto più diffusa nei paesi anglosassoni, dove la terapia dell'ernia iatale in effetti è chirurgica.